Questo è il Palazzo Woku d'inverno, a 70 km da Varsavia. Una delle sue abitanti ci racconta di questo comune. Ursula Anna Kalinowska. Woku è una bellissima città in una valle tra due fiumi, Buk e Lwiec. Grandi boschi e una foresta bianca. Abbiamo una splendida sede della forestale di zona che fa capo ai vari comuni. Riceviamo degli ospiti interessanti, in particolare questo weekend abbiamo con noi una splendida delegazione dall'Italia, da Tignale sul lago di Garda. Gli italiani hanno apprezzato i valori del palazzo, del quale ci racconta Łukasz Wielgus. Ho il piacere di dirigere il palazzo di Woku. Facciamo tutto ciò che multiculti, dai ricevimenti, conferenze, matrimoni e anche vari eventi che coinvolgono gli abitanti del luogo. Organizziamo gite con cavalli, quando c'è la neve con le slitte e se no con i carri. Questo crea un'atmosfera di soggiorno unica. Abbiamo i migliori cuochi della zona che hanno dimostrato la loro arte durante la serata italo-polacca. Questa volta il divertimento è garantito. Tutti si sono divertiti in un'ottima atmosfera e hanno anche cucinato. Non sono mancati buona musica e gustosi prodotti. Il comune di Woku non è solo un palazzo, ci sono anche altre attrazioni. Artur Riff, direttore della Casa di Cultura di Woku. Noi investiamo nelle attività culturali del luogo, nei giovani e negli anziani. Organizziamo alcuni festival, concorsi di letteratura, concerti dalla musica classica alla musica pop e teatro. Nonostante il comune non sia grande, può vantarsi di avere la più moderna scuola della regione. I giovani allargano i loro interessi anche attraverso incontri con vari personaggi. Il direttore della scuola Andrzej Suchanek. Siete all'interno del liceo di Woku durante il ballo di maturità. Questa è una tradizione polacca e nei precedenti 100 giorni dalla maturità, prima dei più importanti esami dei giovani diciannovenni, si svolge questo ballo che dura tutta la notte. Di questo ballo gli italiani sono rimasti davvero entusiasti. Salutandovi, arrivederci a Woku!